Papà, va tutto bene? Perché non dovrebbe? Vuoi un'oliva? Che buffone! Non come zio Paperino! Oh, non starli a sentire, figliolo! Ma loro hanno ragione! Paperino dirige il locale, Topolino conduce lo spettacolo e tu servi ai tavoli, papà! Allora? Allora, capocameriere è il lavoro più facile, devi dare ordini ai pinguini e leggere quel buffo menù! Quale buffo menù? Lo sai, costolette al gobbo di Notre Monsieur e Winnie, poi granchio re leone con zazu zucchine! Senti un po', io ci lavoro duro con quel menù! Poi porti i piatti dalla cucina ai tavoli e guardi gli ospiti che mangiano! E che ci vuole, chiunque potrebbe farlo, anch'io! Anche tu, eh? Sei assunto, allora! Benissimo, gente! Come antipasto, proporrei un cartone di Pippo! L'umile cameriere, il più nobile dei professionisti della ristorazione. Al tavolo 2, maiale senza salsa, bottiglia sorpresa, insalata di tonno con svizzera, pesce, patate, niente cavoli, un po' di pizza, prosciutto e lattuga! Notate la grazia dei movimenti di questo balletto culinario che si dispiega davanti a noi. Occorrono anni di pratica per affinare l'abilità del cameriere nel soddisfare ogni cliente, nel tenere le ordinazioni separate e nel servire gustosi piatti con tempestività. Il tutto senza perdere minimamente in contegno e portamento. Ci sarà un modo più facile per guadagnarsi da vivere? Una star del cinema! Fa per me! Preparazione. Le doti di un attore si basano sulla sua capacità di proporre rapidamente e in modo credibile un'ampia gamma di emozioni, come ad esempio ira, felicità, tristezza, dubbio, fame, disgusto, amore, dolore, frivolezza, paura, affetto, follia, simpatia, noia, furia, eccitazione, esuberanza, gelosia, gioia, rimpianto e alla fine la perfetta incoscienza. La voce dell'attore. Allo stesso modo in cui il pittore usa la sua tavolozza di colori per creare un capolavoro, l'attore si affida alla sua voce per far rivivere una battuta. Perché sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa, ti domando? Allora, perché sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa, ragazzi? Dopo aver affinato i necessari strumenti, è arrivato il momento di fare il protagonista di un film. Il costume è uno strappo! È contopione! I rifacimenti stanno arrivando! Sì, aspetta il costumista! Ancora un po' di trucco! Ma che tipo di film? Il cinema e i suoi generi. Il film muto. Una scelta che l'attore potrebbe fare è partecipare a un buon film muto vecchia maniera. Film western. Il western è un'altra opportunità tra i generi classici. Il film d'amore. Ah, le storie d'amore, una scelta che sicuramente conquisterà il cuore di molti. Le storie del terrore. Oh, il film horror, una strada verso la notorietà, la stricata di pelle d'oca.
sono io! Falla finita! Dov'è il mio agente? Fatemi uscire di qui, aiuto! Il film di fantascienza. Il mondo della fantascienza offre un universo di emozioni fuori dal mondo. Ma alla fine il duro lavoro viene premiato. Ecco la serata che ogni stella del cinema sogna, la notte degli Oscar. La crema di Hollywood si dà convegno per celebrare le migliori star nei loro indimenticabili ruoli. E il vincitore è Pippo! No, vorrei ringraziare tutti per questo premio. E a questo proposito ho scritto due paroline. E ora tutti gli occhi si concentrano sullo schermo argentato per la proiezione. Ci siamo, la scena clou, quella che ha lanciato una star. Mi scusi? Sei Paperino dell'altro caffè? Ma certo, vuole della crema. Non è stato forse bello fuggire a quella tediosa occupazione quotidiana? Esci a raccogliere i tuoi applausi, sei una star del cinema!